Amici ed amiche della Lazio, siamo noi.it, siamo con Dario Marcolin, è sempre un piacere in questi casi ritrovarti. Un evento molto sentito, molto particolare, anche bello vedere una splendida cornice di pubblico come questa. Beh, per noi oggi è stata una giornata particolare perché veramente la folla che abbiamo trovato, la lazialità, il calore e anche questo evento per Maestrelli è stato molto bello. Magari sai, quando ti invitano a fare queste partite qua non sai mai quello che trovi, invece oggi è un po' una giornata da incorniciare, no? Perché comunque tutti si sono divertiti, c'era tanta gente, no, noi abbiamo sentito il calore della gente, quindi insomma tanti di questi eventi qua a volte ti fanno anche piacere come oggi. Ti abbiamo sentito rievocare i cori del passato, i fasti del passato, insomma gare, momenti, emozioni che tornano sempre a tinte bianco-celesti. Ma guarda, io dico sempre ai miei amici, anche a gente conoscente da parte mia, io dico sempre che ho la fortuna di essere passato nella Lazio che aveva tanti campioni in campo, che la sensazione era quella che ovunque andavi a giocare potevi vincere con tutti. Non che la Lazio di adesso non sia quella, però i tempi sono cambiati. Lì veramente per giocare 5 minuti dovevi sperare che Verona avesse la febbre, che Nedved non stava bene, che Almeida aveva un infortunio, c'erano talmente tanti giocatori, mi ricordo avevamo una rosa di 28-30 giocatori, quindi la dice la di gran lunga su quale era la qualità di quella squadra. Però insomma dico sempre che ho avuto la fortuna di passare in quel momento, insomma mi tengo stretti tutti quei ricordi, e a volte quando veniamo a fare queste partite qua fa piacere che il calore della gente magari ti ricorda con affetto per il professionista che sei stato sia sul campo che fuori. Ecco, proprio la Lazio di oggi magari non è quella del passato, questo primo scorcio stagionale, tante difficoltà, un continuità che questa squadra non riesce a avere. Cosa sta succedendo secondo te? Guarda, io penso solo che abbiano bisogno di recuperare un po' di energie e alcuni giocatori importanti, perché è vero che questi risultati ultimi hanno lasciato un po', magari non a desiderare, però hanno lasciato un po' il malcontento, no? Ma sono sicuro che l'allenatore sa cosa fare. Qui quando succedono questi momenti io faccio l'allenatore, devi solo lavorare a testa bassa, cercare di compattare il gruppo e tirare fuori l'episodio vincente che ti fa riscattare la molla, perché in questo momento la Lazio deve passare da dei giocatori che possono avere dei dubbi così a delle certezze. Le certezze le trovi solo attraverso il lavoro e attraverso i risultati, quindi io credo che Pioli saprà cosa fare fin dalla prima di campionato dopo la sosta. Forse un piccolo sentore comune è che da quell'episodio della fascia di capitano data a Biglia piuttosto che a Candrea fosse diciamo scaturito qualcosa, qualche piccola screzio, magari possiamo dire. Poi, cosa succede in questi casi? È plausibile una dinamica di questo tipo oppure è soltanto, come hai detto anche tu prima, un momento in cui la Lazio ha bisogno di recuperare energie? Guarda, la Lazio ha bisogno di ricompattarsi anche in questi segnali, proprio perché sono successe magari delle situazioni che uno si aspettava una cosa, uno se ne aspettava un'altra, mi riferisco alla fascia di capitano. In questo momento l'episodio serve per ricompattare la Lazio e vincere aiuta a vincere. Cosa vuol dire? Quando tu gioisci dei momenti che porti a casa i 3 punti, i giocatori in quel momento lì fanno gruppo, si fidano uno dell'altro, e la Lazio in questo momento ha bisogno di quello spunto, e io credo che solo attraverso il lavoro si fa questa cosa. Pochi proclami, testa bassa, lavorare è l'unica medicina che io conosco. Anche la forza del singolo, i giocatori più prestigio casa Lazio, stesso Candreva, Biglia, Felipe Anderson, magari anche loro non riescono ad avere quella continuità dello scorso anno. Beh, ma quello fa parte delle annate, perché tu fai l'allenatore, sai che l'andamento del campionato, alti e bassi, salire e scendere, sono sicuro che anche loro torneranno ad essere protagonisti al più presto. Io non credo che ci siano dei casi, ma credo solo che serve un episodio per fare una scintilla, per far scattare qualcosa. Sono fiducioso perché insomma i giocatori sono gli stessi, l'allenatore è lo stesso, quindi hanno il vantaggio di avere un anno in più che si conoscono meglio, quindi vedo solo cose positive e non negative. Grazie per essere stato Grazie con noi. A presto. Ciao.